Il servizio resta straordinario, anzi avrà delle opportunità grazie allo spazio nuovo per qualificarsi e crescere. Chi conosceva insomma, la struttura, era una struttura nata per aggregazioni successive e quindi con tutto quello che succede quando ci si deve muovere da uno spazio all'altro. Poter contare su uno spazio nuovo, qualificato, integrato, dà un grandissimo servizio aggiuntivo alle persone, permette di lavorare meglio, lo fa nel rispetto dell'ambiente e della natura, con strutture moderne che consumano poco, quindi fanno risparmiare e rendono buono l'ambiente. Noi siamo molto contenti di poter aver dato un contributo a quella che è uno dei servizi meglio riconosciuti e straordinari che qui vengono offerti. Noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli per il pieno sviluppo della persona umana, ce lo dice l'articolo 3 della nostra Costituzione, e dunque questo si può fare e la struttura qui della Lega del Filo d'Oro dimostra che questo può essere un investimento che va a vantaggio di ciascuno e quindi vuol dire che non si deve pensare che chi ha dei problemi fisici sia un peso alla società. Ecco, questo è il messaggio e qui il Filo d'Oro dimostra che invece ogni persona ha un potenziale ed è giusto metterlo a frutto. Via, 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 via. Eccolo. Ci siamo riusciti, un applauso, grazie.